Marina, eccomi da te di nuovo per parlare di bambini, ma questa volta lo facciamo in modo un po' diverso. Sì, Roli, a ognuno di noi è probabilmente capitato di assistere o comunque di sentire la storia di un bambino che ha ingoiato un oggetto, anche una caramella o un pezzo di carne, e ha rischiato il soffocamento, cioè ha avuto un'ostruzione delle vie aeree. E che cosa si deve fare in questi casi? In questi casi, Roli, esistono delle manovre molto semplici che chiunque dovrebbe conoscere, proprio perché sono delle manovre salvavita, ed è per questo motivo che siamo andati a seguire un corso in cui proprio insegnano le manovre di disostruzione delle vie aeree. Perché è importante conoscere le manovre di disostruzione? È importante perché sono delle manovre che deve saper fare chiunque per poter agire quando un bambino ingoia un oggetto che ostruisce le vie aeree. Ci può mostrare quali sono queste manovre e come si effettuano? Sono principalmente due. Una è la manovra di Emlich, che si usa nei bambini grandi e negli adulti. Un'altra invece sono le pacche dorsali e addominali, che in genere vengono riservate ai neonati. Professor Lubrano, chi deve saper fare le manovre di disostruzione? Nella popolazione tutti, sia i medici che la popolazione non sanitaria, perciò le mamme, quelli che vivono tutto il giorno a contatto con i bambini, chi sta negli asili, chi sta nelle scuole, sui campi sportivi. Questo è veramente importante perché il tempo per avere un soccorso è sempre molto breve. Non si può sperare che arrivi l'ambulanza, deve saper fare anche chi non è medico. Adesso vi facciamo vedere la manovra di Emlich, che serve per disostruire un bambino, un adulto, dal corpo estraneo. Si pone, come vedete, un dito presso alla base dello sterno e uno sull'ombelico. Con l'altra mano si entra nello spazio tra le due dita a pugno, la si afferra da dietro e la si spinge violentemente verso il diaframma, verso l'alto, in modo da creare una pressione che tende a far uscire il corpo estraneo dalle vie aeree. Una domanda, questa manovra va fatta nel bambino ancora sveglio o soltanto se il bambino ha perso conoscenza? Va fatta nel bambino che ha una difficoltà da corpo estraneo, cioè non riesce, ha difficoltà a respirare, non riesce a parlare. Se invece l'ostruzione gli permette di parlare, gli permette di respirare, allora si aspettano i soccorsi. Se perde conoscenza, lo si stende a terra e si inizia immediatamente il massaggio cardiaco. Queste invece sono le manovre per il neonato. Lo si afferra sotto la mandibola, poi lo si mette a testa in giù e poi si danno 5 pacche sulla schiena in modo da far uscire il corpo estraneo, poi lo si ruota, se il corpo estraneo ancora non è uscito, si fanno 5 compressioni addominali. E poi si ripete l'esercizio fino alla fuoriuscita del corpo estraneo o alla perdita di coscienza da parte del bambino. Adesso vedremo un ciclo di BLS, ovvero di una rianimazione cardiopolmonare di base, che è quella che chiunque, una volta effettuato questi corsi, è in grado di fare. Bambino, bambino, mi senti? È incosciente. L'istruttrice sta controllando innanzitutto se il bambino è realmente incosciente, controlla se il torace si muove e quindi se ci sono respirazioni. La prima cosa da fare è sempre allertare i soccorsi, quindi chiamare il 118 appena possibile. In questo momento ha controllato il polso. La prima cosa sono le compressioni toraciche. Queste compressioni dovrebbero essere fatte con una forza pari a circa un terzo dello spessore del torace del bambino e si dovrebbero fare 5 cicli da 30 compressioni. A questo punto l'istruttrice sta sollevando la mandibola del bambino per liberare le vie aeree e quindi ha effettuato 2 respirazioni bocca a bocca. Il ciclo continua quindi in questo modo, 5 cicli da 30 compressioni e quindi 2 respirazioni bocca a bocca, fino a quando non arrivano i soccorsi o fino a quando il bambino non riprende conoscenza. Davvero molto interessante e utile questo servizio, Marina. Poche manovre, ma che possono essere veramente salvavita per un bambino. Bene, cambiamo pagina e andiamo a parlare di pressione arteriosa. Vediamo che cosa ha combinato questa volta questo nostro Claudio. 60, 70, 80, 90, 100. Mi sto misurando la pressione, ma da solo non ce la faccio. Mi aiuterà qualcuno?
si faccia caso, che io soffro di ipertensione. Non si preoccupi, non c'è. E dovrei misurarmi la pressione 3-4 volte al giorno. Non sono capace. Mi deve solo dire quando sente il primo battito, perché io da solo non ce la faccio. Se io le do questo, un secondo solo, ci mettiamo 10 secondi. Solo che non riesco a mettermelo al braccio. Com'è possibile? Mi sono messo male io? Quando si cominciano a sentire i battiti è la massima, quando finiscono è la minima, capito? È una cosa molto semplice. Qui arrivo? Quando sente il primo battito mi fa un segno. Sento niente. Battito? Sento battito. E mi dica quando non lo sente più. Sente ancora? Ho 80-150, un po' altina. La pasticca quale prende? È un diuretico sicuramente, sì, per diminuire la pressione. È una scatola verde, è la vita che la prendo. Perché si è sentita male? No, io gliel'ho chiesto alla signora, gliel'ho chiesto io. Quando se l'è? Medico. No, ma io me la devo misurare a me stesso, perché io ho 95-150 adesso. Vuole che la misuri? Gliela misuri? Già che c'è. Guardi, già che c'è. Facciamo servizio gratuito stradale. È un'indicazione di massima, è chiaro che in questo caso è un po' più alta del normale, perché se lei stesse seduta e tranquilla sarebbe. Quindi calcoliamo 5. Appoggiando. Come si chiamano? Millibar, come si chiamano? 5 in più. Eccola qua. Sì, è come tanto più. Lo so, ma vede. No. Ah, vado? Vado più su? No, sembra che stiamo facendo. No, io credevo, mi sono fermata. No, ma la conosce la signora? Conosce la signora? Credevo si sentisse male. No. Beh, le pare che per strada facciamo questo servizio, no? Perfetta. Lei c'ha 80-145, mi è risultato adesso. No, io non so di più, eh. Sì, vabbè, ma che vuole. Lei sta benissimo, signora. Mi sta morendo il braccio. Quanto? C'hai 80-130. 80-130? Ah, 130? 80-130. Ah, meno male, va. Oggi abbiamo addirittura inventato il servizio medico stradale, ma la mia pressione è a posto e io sono più tranquillo. Qui Candid Salute, istruzioni per l'uso. A voi studio. Invece a me mi hanno detto che devo misurare la pressione. Mi fai questa cortesia? Cioè, mi approfitto della tua presenza per misurarlo? Come no, Rolly, adesso ti faccio vedere come si misura la pressione arteriosa. Ma io voglio che me lo misuri veramente, perché mi hanno detto che devo misurarlo. Ah, innanzitutto la pressione arteriosa va misurata in un ambiente tranquillo, a riposo da almeno 5-10 minuti, anche un quarto d'ora. E allora non vale, ecco, per me? Però ci siamo, con il braccio appoggiato sul tavolo, seduto, si posiziona, così, quindi sì, ti faccio vedere, si posiziona il manicotto. Ma che cosa è la pressione? La pressione è la pressione arteriosa sistemica, quando si parla di pressione, ed è la pressione che il sangue espulso dal cuore dà sulle pareti dei nostri vasi. Quando parliamo di pressione abbiamo due valori di riferimento, che sono la pressione arteriosa massima o sistolica e la pressione arteriosa minima o diastolica, che corrisponde rispettivamente alla contrazione e al rilassamento del cuore. Guarda che sono emozionato, ma questo va appoggiato così, su, qua? Allora, si posiziona il braccio, deve stare bello che comodo. Ah, così, ok. L'apparecchio è lo sfigmomanometro, che misura appunto la pressione. Il manicotto viene posto a livello del braccio tra il cavo ascellare e il gomito, la piega del gomito. Quindi mi serve lo stetoscopio per ascoltare i toni dei vasi, e quindi con la pompa inizio a insufflare aria sul manicotto. Ma l'hai stretto bene, scusa? Sì, l'ho stretto bene. Si deve stringere tanto? Va benissimo. Ah, okay. Allora, è un manicotto giusto per le dimensioni del tuo braccio, perché è importante che anche il manicotto corrisponda a un diametro idoneo. Se per esempio il paziente è obeso, il manicotto deve essere più grande. Madonna, sento una pressione. Allora, cos'è? Sto insufflando aria al di sopra della tua pressione massima, intorno a 2,20 ho fatto raggiungere la pressione, e adesso ecco, io inizio a sentire il primo tono della pressione, che corrisponde alla pressione massima arteriosa. Man mano che sgonfio il manicotto arriverò all'ultimo tono, che corrisponde alla minima. Io devo dire che tu hai una pressione ottimale, 120-80, nonostante l'ansia delle situazioni.
Ma è quella ideale? È quella ottimale, la pressione normale è 130-85, ottimale 120-80, invece quando la pressione supera i valori 140-90 si parla di ipertensione e poi abbiamo diversi gradi di ipertensione come possiamo vedere appunto sul monitor. Senti, ma ogni quanto devo misurare la pressione? Guarda, se tu sei una persona che comunque non ha fattori di rischio particolari, occasionalmente oppure durante una visita medica puoi fare tranquillamente la misurazione. Ma se tu sei una persona che ha fattori di rischio importanti, come diabete, oppure hai un'insufficienza renale, o hai un problema di cuore, quindi hai avuto un infarto, la pressione va misurata più frequentemente possibile, magari 3-4 volte al giorno nella fase, diciamo, per fare una diagnosi effettiva di ipertensione. Ma io posso misurarla anche da solo, con questo sarà un po' complicato. Questo è complicato, però adesso esistono degli apparecchi elettronici in vendita che sono fantastici, per cui uno il monitoraggio della pressione lo può fare comodamente a domicilio. È importante il sonno anche per la pressione. Fondamentale. Loredana, è importante dormire bene, è importante avere ore di riposo, di sonno. Certamente, il sonno è estremamente importante perché durante il sonno l'organismo può riposarsi e solo durante il sonno avvengono dei processi particolari, come ad esempio il consolidamento di alcune informazioni che durante la giornata abbiamo appreso. Allora, a me mi è capitato che sono andato a dormire, per qualche incubo mi sono svegliato dopo 2 ore. Anche questa è insonnia? Allora, hai avuto un incubo e diciamo che gli incubi possono essere molto frequenti nella vita di ogni persona. Si parla di disturbo nel momento in cui va ad inficiare il normale funzionamento della vita di una persona, il funzionamento sociale, il funzionamento familiare, di tutte le altre aree importanti per quella persona. Esistono dei trattamenti non farmacologici validati scientificamente che vengono definiti cognitivo-comportamentali, che significa che vanno ad agire sulle abitudini della persona, quindi vanno a lavorare sulle cognizioni e sui comportamenti di quella persona. Ricordiamo che i disturbi del sonno non sono causati esclusivamente da fattori esterni, ma la persona stessa è parte della malattia. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, siamo stati bene, abbiamo portato tanta informazione. E noi torneremo, ma nel frattempo voi andate a visitare il nostro sito web o andate su Facebook, scrivete su Twitter, noi vi aspettiamo. Alla prossima!